Il libro è un romanzo storico vuole essere prima di tutto narrazione, per cui i lettori così con cui, di cui abbiamo parlato del libro si sono espressi tutti quanti nel dire che è un romanzo che consola in qualche modo, no? Perché crea un mondo parallelo. Così, dove c'è, non voglio dire ottimismo, perché l'eroe, diciamo, è un eroe il protagonista, no? Perché fa un sacco di cose, molte gli vanno bene, ma lui è anche bravo, intelligente, bello, cioè mi sono costruito un eroe. No. Però il messaggio che viene fuori per lui è un'esigenza di una vita vissuta secondo un'etica. In un'epoca in cui c'erano valori contrastanti, perché siamo in un'epoca libertina, vengono fuori anche nel libro questi aspetti libertini, anche di personaggi storici, come in tutti i romanzi storici ci sono personaggi di invenzione e ci sono personaggi che sono realmente esistiti che interloquiscono con i personaggi di invenzione. Però è anche un'epoca, io l'ho scelta proprio per questo, in cui nasce la modernità con i valori dell'illuminismo, che si concentrano poi nella rivoluzione francese, ma ancor prima nella nascita degli Stati Uniti d'America, secondo principi illuministici. Poi nella rivoluzione francese possiamo così riassumerli nella triade liberté, égalité, fraternité, a cui lui crede fermamente. E anche il sacrificio che lui farà è un sacrificio politico, no. Alla fine farà questa scelta per la sua coerenza. Però viene fuori anche un grande affresco d'epoca. È un romanzo di formazione, in qualche modo, difatti mi hanno paragonato a Nievo, tu sei l'Ippolito Nievo del terzo millennio. Concordo. Ma questo me lo ha detto una persona di qualità, che è uno scrittore, Gian Mario Villalta, no. Che non è cioè non è un tipo da complimenti. No, ma non è un critico facile, è molto sì. Però lui mi ha molto incoraggiato, l'ha letto che io ero circa a metà, mi ha letto quello che avevo scritto, mi ha incoraggiato ad andare avanti.